soli, truffa. Zitta. Un cimitero in mezzo alla Feltrina. E questa è la prima impressione guardando la grande rotonda di Cornuda. Quasi un luogo simbolo di protesta. Infatti qui 4 anni fa stazionarono per mesi i forconi. E da questa mattina oltre una cinquantina di croci bianche con relativi lumini richiamano quelle che i manifestanti definiscono vittime dello Stato. Per tener viva la protesta, perché dopo 4 anni che lo Stato ha promesso il risarcimento ai risparmiatori e fino ad oggi non si è visto un euro. Senta, ma perché proprio delle croci? Ma per dare, forse secondo me, per dare un significato, una profondità della disgrazia che è successa nella nostra amata terra veneta, dove che ci sono stati anche tanti morti. Delle croci di protesta da chi non solo si sente derubato dalla propria banca che poteva essere salvata, ma ora anche beffato dallo Stato che con presupposti ben peggiori rispetto alle banche venete salva con soldi pubblici la banca di Bari. Una vergogna, perché questo dimostra che ci sono due Italie e non una, perché l'Unione Europea ha detto che non possono essere aiuti di Stato, invece questo è chiaro che è stato un aiuto di Stato. E allora io mi domando e domando anche ai nostri politici, ma dove siamo arrivati? Croci per ricordare anche chi non ha più fiato per combattere. Ora che l'iscrizione nel registro degli indagati per bancarotta di Vincenzo Consoli potrebbe configurare l'anticostituzionalità della cessione di Veneto Banca a Banca Intesa. E queste croci, che nelle prossime ore raddoppieranno e domani sera si coloreranno delle fiammelle dei lumini accesi, nel loro silenzio pongono a tutti una sola domanda. Ma in questa farsa che sono spariti 12 miliardi dal Veneto, dove sono finiti i soldi dei risparmiatori del Veneto? Oggi noi non lo sappiamo.